Sono due polarità, potremmo dire, due parti di noi messe agli antipodi con quale ci identifichiamo di più e l'altra però ha bisogno anche del suo spazio. Per esempio, essere consapevoli potrebbe significare questo. Sono una persona buona, gentile, carina con tutti e allora contatto questa mia polarità. Però, questo è un argomento che se, Susanna, se stai ascoltando potrebbe farti molto comodo, però mi fa stare male nel momento in cui questo mio essere buono, gentile, tenero, carino, non mi permette di affermare i miei bisogni con gli altri, quindi mi sento calpestato, mi sento sempre scavalcato. Mi chiudo, insomma, non mi sento rispettato. Ok? Dentro di me, però, c'è anche un'altra polarità, che è quella della persona che si vuole fare sentire, rispettare. E quindi, quanto me ne prendo cura di questa parte? Perché se mi identifico soltanto con una polarità, quindi con una parte di me, tutto il resto lo sto tralasciando, quindi non sono in contatto. Sono in contatto con questo aspetto che è automatico, che è di testa, che è un ego, magari, che ho appreso nel passato e che si deve un po' aggiornare. Certo, c'è anche la mia indole e questo va benissimo, no? Ma qui non si tratta di non essere più buoni, eccetera, ma trovare la giusta modalità, contattare quindi quella propria polarità, darsi la possibilità di imparare delle cose nuove, in che modo? Portandola alla consapevolezza, quindi fa parte di me, e imparare delle cose nuove che mi permettono di integrarle con l'altra modalità. Quindi io posso prendere la mia tenerezza, gentilezza, dolcezza, metterla un po' sullo sfondo e tirar fuori invece la rabbia, per esempio, se sono una persona che tende a soffocare la rabbia, a non esprimerla. E allora metterle insieme queste due cose, però prima la devo contattare per portarla alla consapevolezza, cioè alla saggezza, potremmo dire. Ok? Oppure semplicemente, come vi dicevo, la definizione della Langer e portare l'attenzione su questi elementi che sono nuovi. Come me ne accorgo che mi appartiene? Se una persona arrogante, pure una persona che urla, pure una persona che contatta la rabbia, mi dà fastidio. Vuol dire che una parte di me dentro è infastidita, ma perché c'è un devo molto grande, e questo devo molto grande si impone, l'ho imparato da piccolo, l'ho imparato durante la mia crescita e va a censurare quindi questa parte di me, questa parte della rabbia. E allora questa è una prova del 9. Sento fastidio quando gli altri mi urlano contro. Vuol dire che questa parte che vuole urlare fa parte di me, non è che devo urlare. Esco fuori e mi metto a urlare alle persone. No, questo no. Ma significa semplicemente che facendo parte di me la posso contattare. Vuole dire delle cose. E questa è la cosa importante. Quindi consapevolezza in questo senso. Porto l'attenzione, la cura a questa parte, la faccio esprimere, ascolto quello che ha da dire, la accolgo soprattutto, e c'è qualcosa di nuovo che può emergere. E spesso questo qualcosa di nuovo mi sblocca, mi porta a fare delle cose diverse. Integrarle significa cercare un modo nuovo per affermare questa parte. Posso dire come mi sento, per esempio, all'altro, che non mi sento rispettato, e richiedere che si utilizzi un tono diverso con me. Lo stiamo aggredendo. Stiamo condividendo. L'abbiamo fatto però ascoltando quell'altra parte che vuole affermarsi,
vuole urlare. A volte possiamo darle anche spazio in un altro spazio, no? Scusate il gioco di parole. Cioè dare spazio all'interno di un ambiente dove posso urlare. Mi libero. Ah, e adesso che ci voglio fare con questa nuova parte? La utilizzo perché ho bisogno di identificarmi non soltanto con quella carina, dolce, tenera, no, che vuole risultare in questo modo agli altri per non disturbare, per non creare problema oppure per avere accettazione e amore. Non mi identifico solo con questa, ma c'è un'altra parte. Che conosco, mi prendo il buono. E trovo una via di mezzo, devo fare da mediatore tra le mie parti.